quello che scoprirà inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Stiamo andando a Salerno perché vi vogliamo raccontare la storia di due ragazzi, una marina e i sapori del nostro sud. È la storia di Anna e Luca, due trentenni che hanno valorizzato la ricchezza della propria terra aprendo un ristorante nel porto turistico di Marina d'Arechi. Sopra un'onda stanca che mi tira su. Allora Anna, siamo a Marina d'Arechi, a sud di Salerno, ed è qui che comincia la vostra avventura. Sì, è qui che io e Luca, che è anche il mio compagno, abbiamo scelto di aprire il nostro ristorante. Voi siete originari di qui? Siamo cilentani, abbiamo avuto altre esperienze nel settore, sia nel nostro paese che all'estero, ma in realtà il nostro sogno è stato sempre quello di riuscire ad avere un'attività tutta nostra nella nostra terra, alla quale siamo profondamente legati. Ed è stato difficile? Avete incontrato delle difficoltà? Diciamo che il progetto, essendo abbastanza ambizioso, ci ha creato non poche difficoltà all'inizio, ma grazie al Resto al Sud siamo riusciti a realizzare questo sogno, anche perché la prima difficoltà è stata quella dell'investimento economico. Essendo ragazzi giovani, abbiamo poco più di 30 anni, la difficoltà principale era proprio quella della parte economica. Grazie al Resto al Sud e grazie anche alle persone di Marina d'Arechi che ci hanno accolto in maniera meravigliosa, è stato possibile realizzare tutto questo. Sopra un'onda stanca che mi tira su. Ciao Luca! Ciao Francesca, buongiorno. Buongiorno, allora questo è il cuore della vostra attività? Sì, eccoci qua, nella nostra cucina. Era così quando siete arrivati? No, per nulla, non c'era praticamente niente, l'abbiamo costruita tutta da capo noi. Prevalentemente facciamo la cucina di mare, cioè abbiamo un pescato locale e giornalmente scegliamo i prodotti che ci sono e offriamo il paniere del giorno. Pensi di rimanere solo in cucina? No, per niente. Adesso abbiamo fatto una collaborazione con l'Istituto Alberghiero, che ci manderà dei ragazzi che formeremo per poi all'inizio estate assumerli e farli lavorare da noi. Benissimo, questo è il vero sviluppo del territorio. Sì. Allora, perfetto, in bocca al lupo. Non vedo ogni nome, un fiore dentro me. La ragione esplode ed ogni cosa va da sé.